RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Benvenuti e ben ritrovati all'ascolto con un nuovo appuntamento di 3 minuti con da Elisa Fontana. Oggi abbiamo il piacere di avere ai microfoni di Radio Montorfono un giovane musicista, ma che si è già ampiamente affermato, tant'è da essere definito addirittura il pittore dei suoni. È uno tra i più grandi maestri al mondo, e do il benvenuto quindi ad Andrea Benelli. Ciao Andrea, grazie di essere con noi. Ciao Elisa e ciao a tutti i radioascoltatori, grazie. Noi prima abbiamo accennato alla tua definizione di pittore dei suoni, ovviamente perché la tua musica coinvolge non solo l'udito, quindi un senso, ma davvero tutti e cinque sensi in una sorta di esperienza multisensoriale. E stasera, sabato 27 gennaio alle 21, sarai protagonista di un concerto al Museo Diocesano, e ti chiedo ovviamente qualche anticipazione su questo spettacolo. Allora, l'anticipazione è... questa cosa praticamente, innanzitutto volevo dire questo: settimana scorsa tra l'altro sono stato in questo, al Museo Diocesano, ed è veramente veramente una location bellissima, quindi questa secondo me è già un'anticipazione fantastica, perché sia come acustica, lo strumento con cui suonerò è veramente veramente bello, e quindi sarà una situazione molto molto interessante, e io mi troverò assolutamente a mio agio, e quindi aspetto numerosi i bresciani ad assistere a questo mio spettacolo. E ovviamente i bresciani saranno presenti, appunto perché li stiamo stuzzicando con questa curiosità, appunto, della tua caratteristica, ma soprattutto la caratteristica della tua musica crossover. E di appunto tu stasera ti esibirai in questo concerto portando il tuo lavoro Ti Amo Forte, che è composto da 13 tracce. Che cosa vuoi trasmettere al tuo pubblico con questo lavoro? Allora, voglio trasmettere quello che riescono a trasmettere magari altri artisti, altri musicisti, altri compositori che hanno utilizzano il testo. Immagino un cantautore che ha un testo, ecco, noi strumentisti, diciamo così, compositori di musica strumentale non abbiamo un testo, e quindi dobbiamo riuscire a trasmettere tutto attraverso le note. E non è facile riuscire a dare una storia, a far capire che cosa io voglio trasmettere a loro senza l'uso di una parola. E io lo faccio, cerco di farlo perlomeno attraverso la mia musica, attraverso i suoni che ho scritto e attraverso il modo di suonarla e di interpretarla. Quindi spero di riuscire a conquistare appunto il pubblico soprattutto su questa cosa, perché la musica in sé, se la musica, a prescindere dal tipo di originalità o di semplicità, deve dare qualcosa, deve arrivare, deve riuscire a dare qualcosa. Io quando suono, ogni nota per me è importante, è come se fosse una piccola lettera, che insieme, unite insieme, formano una frase. Questo è il mio modo di vedere la musica, il modo di vedere il tipo di interpretarla, ecco. E quindi questo è il mio scopo. Non vedo l'ora stasera di vedere insieme al pubblico, insieme alla loro energia, quello che io posso trasmettere a loro e quello che poi loro riescono a trasmettere a me. Ecco, ovviamente tu farai questo spettacolo e canterai, tra virgolette, la tua musica con uno strumento che secondo me è uno degli strumenti più affascinanti al mondo, che però con te è protagonista di un amore che nasce davvero molto lontano, e sto parlando chiaramente del tuo pianoforte. Che tipo di rapporto hai con questo strumento? Il pianoforte è uno strumento, per quanto mi riguarda, molto intimo. Ormai avrete saputo che suono a piedi scalzi, perché a piedi nudi, sì, e praticamente è venuta questa cosa perché quando ho girato il video Musica Energia per la Vita, che era il video promozionale dell'album Pianoforte, nelle riprese esterne avevo deciso di girarle a piedi nudi, e quando mi sono immaginato il montaggio in studio per le riprese invece in interna al pianoforte, non riuscivo a trovare un collegamento tra esterna e interna, dell'esterna con i piedi nudi e al pianoforte in interna invece con le scarpe.
E da lì, quando ho deciso di suonare anche in studio senza le scarpe, mi sono reso conto che il rapporto con questo strumento è diventato ancora più intimo, che non ne voglio più, non ne posso più fare a meno. Perché la tastiera, il rapporto mani e tastiera è già nudo, e quindi il rapporto è già molto, molto vicino. Con i piedi, visto che poi tra l'altro io i tre pedali del pianoforte li uso non tanto, tantissimo, sono una parte integrante sia della mia musica sia del mio modo di suonare, perché utilizzo tutte le varie sfaccettature attraverso anche la prima corda e attraverso anche il pedale che tiene il suono. E tra l'altro ci sono alcuni brani che ho scritto ultimamente che usano, diciamo così, utilizzo anche il pedale centrale. E quindi per me è una cosa, è stata un amore, è stata una cosa, non lo so, detto in poche parole è come se facessi l'amore con il mio strumento in questo modo, avere questo rapporto così intimo e così, così pulito, senza coperture varie o quant'altro. E quindi è una cosa meravigliosa, basta, tutto qua, penso di essermi spiegato. Credo decisamente che tu ti sia spiegato e che tra l'altro abbia dato anche ulteriori elementi di curiosità davvero per venire a sentirti suonare questa sera. Andrea, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, chiaramente ti faccio un grande in bocca al lupo appunto per lo spettacolo che sarà fantastico di questa sera al Museo Diocesano alle ore 21. Ti ringrazio e assolutamente lunga vita al lupo. grazie mille, grazie ancora. Grazie ad Andrea Venelli per essere stato con noi e noi ovviamente ci salutiamo ascoltando Musica Energia per la Vita, appunto di Andrea Venelli. Alla prossima. Grazie.